E ciao a tutti amici acquariofili e benvenuti in questo nuovo video di Philos Aquarium. Come state? Spero che i vostri pesci stiano in forma. Mi spiace se ho ritardato di un giorno la pubblicazione del video perché normalmente li pubblico il sabato pomeriggio, ma ho voluto aspettare quest'oggi, quindi domenica 4 aprile, per pubblicarlo, giustamente per augurarvi buona Pasqua, ecco, come sempre. Prima di cominciare vorrei annunciarvi che oggi siamo arrivati al traguardo di 900 iscritti. Aspetterò di arrivare almeno 910 a preparare una nuova live, quindi voglio anche approfittarne per chiedervi se avete delle idee per una prossima live, così da fare qualcosa di diverso, ecco. Scrivetelo pure nei commenti. Bando alle ciance e cominciamo a parlare del nostro argomento d'oggi. Oggi vi voglio parlare dell'infezione della vescica natatoria, purtroppo la causa di morte principale nei pesci rossi. Andrò a cercare di spiegarvi in pochi minuti tutto quello che c'è da sapere, come riconoscerla e curarla, ma soprattutto a cosa è dovuta. Intanto, per chi non lo sapesse, vorrei raccontarvi che cos'è la vescica natatoria. La vescica natatoria è un organo importantissimo per la vita di qualsiasi pesce, che sia d'acqua dolce, d'acqua salata o salmastra. Questo perché serve proprio per nuotare. Ha un funzionamento molto semplice, vediamolo un po' insieme. La vescica natatoria la possiamo vedere un po' come un palloncino, la possiamo trovare alla base del ventre dei nostri pesci. In questo caso ovviamente mi sto affidando ai pesci rossi, per lo più sugli Oranda. Questo perché è importante che voi sappiate che gli Oranda sono veramente predisposti a questo tipo di infezione, perché dopo le lunghe selezioni in Cina e in Giappone per le varietà abbiamo avuto dei pesci con questa grande deformazione del ventre, portando quindi a una vescica molto più delicata rispetto ai pesci rossi comuni. È anche per questo motivo che l'allevamento del pesce rosso comune è più facile rispetto a quello di un randa. Continuando il discorso, stavo dicendo che cos'è la vescica natatoria. Ho detto possiamo vederlo come un palloncino che si trova alla base del ventre e come funziona e a cosa serve. Ho già detto prima che serve per nuotare e la sua funzione è proprio quella di aiutare il pesce ad andare in superficie e andare sul fondo. Vi spiego perché, è molto semplice. Quando il nostro pesce fa l'azione di andare verso la superficie, questa vescica natatoria, che come abbiamo detto possiamo vedere tranquillamente come un palloncino, si gonfia. Di conseguenza si riempie d'aria e accompagna dolcemente il pesce verso la superficie, quindi lo porta a galla. Di conseguenza, reazione opposta, il nostro pesce quando vuole andare verso il fondo fa la stessa cosa ma al contrario, quindi la vescica invece che gonfiarsi per accompagnarlo in superficie si sgonfia eliminando l'aria e accompagnando il pesce verso il fondo. Ma non solo, questa vescica serve anche per stabilizzare il nostro pesce. Vi spiego meglio, senza la vescica natatoria i nostri pesci andrebbero tutti storti a nuotare, infatti quando la vescica è infiammata i nostri pesci non nuotano dritti come quando sono sani. Ma di questo ne parliamo dopo. Quindi avete capito proprio l'importanza di questo organo che è in continuo lavoro, perché ogni pesce va tantissime volte in superficie, tantissime volte sul fondo ogni minuto. Ed è per questo che dobbiamo comportarci in modo corretto nell'allevare questi pesci, proprio per preservare la salute di questo organo importantissimo, che purtroppo viene dato molte volte per scontato. Come possiamo prevenire un'infezione della vescica natatoria? È molto molto semplice. Ve lo descrivo in un breve elenco per punti. Assolutamente il primo punto è quello di somministrare alimenti vari e di qualità, non solo proprio per le proprietà, ma anche proprio per il tipo di forma. La vescica natatoria infiammata è causata moltissime volte dal formato dei mangimi, soprattutto dalle scaglie, che quindi sono ricche ricche d'aria, portando senza volerlo aria all'interno della vescica natatoria di cui non ne ha bisogno, portandola quindi o a gonfiarsi troppo o a non sgonfiarsi più. Quindi il pesce nuoterà storto, ma poi vedremo dopo i sintomi. Un'ottima tabella di alimentazione settimanale dovrebbe svilupparsi per lo più anche sulle verdure, quindi piselli bolliti, carote. Ecco, tra l'altro i piselli bolliti sono secondo me i migliori alimenti da somministrare per prevenirne e anche per curare questa malattia. Anche come detto carote, spinaci e andare a somministrare il mangime. Nel caso delle scaglie che come ho detto se somministrate male o se sono di bassa qualità sono pericolose, le andiamo a inzuppare in un bicchiere per 10 minuti prima di somministrarle ai pesci, così da togliere tutte le bollicine d'aria che possono infiammarla. Il secondo punto per evitarne l'infezione è quello semplicemente di evitare situazioni di stress, ma non solo per questo tipo di malattia, ma proprio per tutte. Quindi un pesce stressato è decisamente molto vulnerabile a qualsiasi tipo di infiammazione o malattia. Un altro punto è quello di avere un'acqua pulita e basica, ma soprattutto molto ossigenata.
Perché è molto ossigenata? Perché intanto il pesce rosso ha bisogno di tanto ossigeno, come tutti i carassi, ma soprattutto perché qualsiasi tipo di pesce che è in mancanza di ossigeno tende a boccheggiare. Per chi non sapesse, boccheggiare è un'azione che si svolge molte volte purtroppo nei nostri acquari, che è semplicemente l'azione quando un pesce va in superficie e respira sulla superficie cercando aria dall'esterno. La conseguenza sarà quella che il pesce introdurrà nel suo organismo aria inadatta ai suoi polmoni, portando quindi all'infezione di questa vescica. Ce ne sono anche altre di cause, ma non voglio andare a fare un video di un'ora, ecco. Ce ne sarebbe da parlare veramente tanto. Vediamo invece i sintomi di una vescica infiammata, quindi arriviamo al secondo step, che è quello proprio di avere già il pesce malato e come comportarci per guarire, per curarlo. Il primo e unico sintomo è proprio quello del nuoto scorretto. Come abbiamo detto, sarebbe proprio questa vescica natatoria. Un pesce con una vescica natatoria infiammata nuota come non lo farebbe mai. Quindi non avremo un pesce che nuota dritto, che va tanto in superficie, che va tanto sul fondo, felice, armonioso. Avremo un pesce da un comportamento letargico, quindi o in un angolo o in una parte dell'acquario, che non vorrà mangiare. A volte mangiano, perché ci sono malattie più gravi, quindi step più gravi e step meno gravi. C'è chi la patisce tanto, portandolo quindi alla morte proprio, c'è chi invece ce l'ha proprio come una cosa passeggera. Bisogna prenderla per tempo. Quindi ripeto che ci sono casi decisamente gravi e casi che sono passeggeri. Quindi un caso grave è proprio quello del pesce, del classico pesce sul fondo che non si muove, che respira velocemente, mentre invece un caso passeggero è semplicemente il pesce rosso che non riesce ad andare sul fondo e che sta in posizione verticale per un po' di giorni, poi basta tenerlo digiuno. Nei casi gravi, molte volte, se non lo prendiamo per tempo, che io sappia, non c'è cura, ecco. Mentre invece negli altri casi è molto semplice. Intanto, il primo modo per curare un'infezione vescica natatoria è quello di tenere a digiuno il pesciolino, perché giustamente è proprio causata dall'alimentazione o dallo stress, come ho detto. Se andiamo a alimentare il nostro pesce, rischiamo di portare nella vescica ancora aria e quindi peggiorare la situazione. E poi proprio lasciarlo tranquillo, quindi se andiamo a stressarlo ancora di più, anche se sta bene e nuota semplicemente storto, possiamo sempre peggiorare la situazione. E anche se vuole mangiare, non lo facciamo mangiare. Molte volte potrebbe essere causato anche non solo da uno sbalzo di valori, ma anche da acqua sporca, ecco, quindi molto inquinata. Un modo è proprio anche quello di cambiare l'acqua anche del 30%. Ma questa azione, secondo me, è meglio farla con pesci che sono in uno stadio decisamente meno grave, che quindi anche con un po' di stress causato dal cambio dell'acqua non dovrebbero lasciarci le penne. O le pinne, come volete voi. Un metodo che secondo me è importantissimo è proprio quello di mettere poca acqua nell'acquario, quindi lasciare una spanna abbondante così da non far sforzare troppo la vescica natatoria per andare in superficie sul fondo. L'ultimo modo che io conosco per curarla è proprio quello di ossigenare l'acqua più possibile, quindi o con un piccolo impianto a CO2 o con un aereatore, anche se quello lì distresserebbe molto il pesce, ma la cosa migliore è proprio con l'aggiunta di tante piante ossigenanti, quindi andremo a ossigenare l'acqua come si deve. Con questo chiuderei, perché siamo arrivati ad avere un video abbastanza lungo. Vi ringrazio di cuore per tutti i commenti che mi state mandando e grazie a tutti per esservi iscritti al canale. Continuiamo così, ci vedremo poi ai 900 iscritti, vi ricordo di scrivere nei commenti magari un argomento per una prossima live e ci vediamo al prossimo video.